Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e con questo nuovo unboxing di questa collector, ovvero Batman Arkham Origin Collector Edition. Qua ci troviamo a vedere il fronte con il nostro supereroe e qua dietro ci sono un po' di specifiche, qualche print screen e il contenuto della scatola, ovvero la steelbook, delle cartoline, l'artbook e altre cose che andremo a vedere. Ora, come prima cosa, andiamo a togliere il sopra preservativo e qua ci troviamo questa scatola con Joker raffigurato da questa parte e Batman da quest'altra parte e qui vabbè c'è sempre il logo. Quindi andiamo a scoprire un po' cosa c'è qui dentro, che poi andremo a vedere in dettaglio. Quindi abbiamo la steelbook, mettiamola qua. Qui c'è l'artbook. Pui, pui, pui. Qua c'è altra roba che andremo a vedere dopo. E poi qui dovrebbe esserci la miniatura. Che tanto miniatura action figure non è. Vediamo di toglierla senza fare troppo bordello. Ammazza se sei grossa. Qui non c'è più dentro nulla. No. Ok. Quindi ora andiamo a vedere se riesco a... Ok, qua è tutto pieno di scotch. E andremo a vedere nel dettaglio, poi sposterò la prospettiva. Bene, eccoci qua, che ho dovuto praticamente spacchettare il tutto e da dove iniziamo? Iniziamo dalla steelbook. Allora, la steelbook. Questa steelbook è veramente fantastica. C'è il logo di Batman in rilievo. Adesso vediamo se riesco un attimo ad appoggiare il telefono qua e farvela vedere. Ecco qua. Cioè, è una figata. Sta steelbook è una figata. Tutto questo è in rilievo. Dopo non si riesce a vedere, ma è in rilievo e si riesce forse a vedere da dentro che sì, qua vabbè c'è il disco di gioco, il libretto col DLC che potete anche provare a riscattare tanto, e qui abbiamo vabbè il solito libretto di merda di un paio di paginette scrance. Poi iniziamo dall'artbook, questo artbook favoloso. Ovviamente qua, vabbè, paginetta nera. Cercherò di non far vedere proprio tutto perché comunque magari chi se lo deve ancora comprare forse non vuole vedere. Cazzo, vabbè, la carta è veramente bella. Tipo carta fotografica. Saltiamo un po' di pagina, ok, qua ci sono i personaggi. Croc, il pinguino fantastico. Ok, nostro Joker. Poi saltiamo ancora un bel po' di pagine.
voglio far vedere proprio tutto, tutto, tutto. Ok, l'ultima pagina, vediamo un po' come si rappresenta, tutta nera. Ah, due pagine nere addirittura. E qua, vabbè. Bene. Poi continuiamo con, vabbè, questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Vi faccio vedere qui dentro che cosa abbiamo qua. Una busta. Dentro cosa? Adesso, allora, sì, ci sono un po' di cavi per terra perché sto sistemando un po' l'impianto qua da me. Ecco, ci sono tipo delle cartoline con tratto 1. Sembra tipo dei dossier con ricercati. Vabbè. Quello che è comunque. Cosa veramente corposetta questa collector. E adesso arriviamo al pezzo forte, che è la statua. L'action figure di Batman. Che, signori, è un capolavoro. Pesa un botto. Cioè, pesa veramente un botto sta cosa. Per essere... Cioè, veramente pesante. Però è veramente fatta bene. I dettagli, come potete vedere... Vabbè, non zooma tanto bene. Vediamo se riesco a fare un po' di messa a fuoco. Non sto, ho solo la prima parte del video, ho usato la GoPro perché ovviamente, però adesso sto usando il cellulare. E qua dietro vediamo un po'. Favoloso. Cioè, questa action figure è veramente fatta da Dio, ragazzi, veramente fatta da Dio. La mettiamo qua. Qui apriamo. E questo praticamente è tutto il contenuto, ragazzi. Quindi abbiamo la statua, un dossier con dentro delle cartoline, l'hardwood e la steelbook. Qui i vari codiciazzi. Bene. Non sono sicuro che metterò subito dei gameplay perché ho altre cose da finire, però prossimamente magari qualche gameplay ci sarà. Sicuramente. Qui è tutto da Genetic DNA. Ai prossimi video. Ciao ciao!